Raffaello Tonon nasce a Milano il 20 ottobre 1979. Fa il suo debutto sul piccolo schermo grazie a Maurizio Costanzo che, colpito dalla sua esuberante eleganza, lo ingaggia come opinionista nel suo show. Partecipa anche a diversi reality, tra cui La Fattoria, che vince nel 2005 e che gli fa ottenere il titolo nobiliare di Conte per le sue buone maniere e l'aplomb immancabile. Negli ultimi anni lavora come speaker per Radio Z e RTL 102.5, quest'ultima insieme alla combriccola di Miseria e nobiltà. Il lavoro a cui è maggiormente affezionato riguarda la televendita delle docce, per questo motivo al Grande Fratello non smetteva di lavarsi. Raffaello è una persona sensibile ed amante degli animali, forse proprio per questo il suo soprannome è Fuffi. La caratteristica che cerca negli altri è la fedeltà, come quella datagli dal suo cane o dall'amico Luca Onestini, col quale ha deciso di scrivere un libro. Il suo animo pigro lo porta a rinnegare l'attività fisica. Per ottenere dei risultati, infatti, è ricorso ad altri trucchi. Crede che stare zitti sia meglio del parlare a sproposito, detto da lui che come lavoro fa l'opinionista. Tonon è molto legato alla cultura italiana, infatti ama girare trattorie e cantine e portare i suoi follower con lui. Insomma, caro Raffaello, come dici sempre tu, batti le mani, schiocca le dita e sobrietà tutta la vita.